Salve, sono Luigi Graton, vicepresidente Worldwide Product Marketing Herbalife. La vostra dieta comprende latticini magri, frutta, verdura e pesce in abbondanza? Questi cibi sono tutti ottime fonti di calcio, un minerale importante per le ossa. Il calcio è un elemento fondamentale. Oltre ad essere indispensabile per le ossa, partecipa a molte funzioni vitali dell'organismo, come il battito cardiaco, il mantenimento di ossa e denti normali, il metabolismo energetico, la coagulazione del sangue, la contrazione e il rilassamento muscolare. Lo sapevate? Il calcio è il minerale più abbondante nel corpo umano, costituisce circa il 2% della massa corporea. Il 99% è concentrato nelle ossa, mentre il resto lo troviamo in denti, capelli e unghie. Le ossa crescono fino a circa 30 anni di età. Quando l'osso è formato e rafforzato, il calcio, il principale minerale presente nelle ossa, viene indotto dalla circolazione a creare un nuovo tessuto osseo. Questo è uno dei motivi per cui assumere abbastanza calcio è essenziale durante il periodo della crescita ossea. Anche la vitamina D, che coadiuva l'assorbimento del calcio, svolge un ruolo vitale nel benessere delle ossa. Con l'età, i cambiamenti nel fisico, nella dieta e nello stile di vita possono incidere sul benessere scheletrico, rendendo le ossa più fragili e più soggette a fratture. Carenza di calcio e vitamina D, inattività, fumo, alcol e cambiamenti ormonali legati all'età possono ridurre la densità minerale delle ossa. La dieta di molti europei non ha un apporto di calcio sufficiente a soddisfare le esigenze dell'organismo. Ma di quanto calcio abbiamo bisogno? La razione raccomandata in Europa per gli adulti è di 800 mg di calcio e 200 unità di vitamina D al giorno. Per le donne con più di 50 anni si raccomanda un apporto totale di 1200 mg di calcio da solo o associato a 800 unità di vitamina D. È possibile soddisfare il fabbisogno di calcio attraverso l'alimentazione, ma se pensate che il vostro apporto giornaliero non sia sufficiente, l'uso di un integratore come Extra Cal può aiutarvi a mantenere ossa e denti normali. Le compresse di Extra Cal contengono anche vitamina D. La buona nutrizione è molto importante per le ossa. Raggiungete l'apporto giornaliero di calcio con cibi che ne sono ricchi, come latte, yogurt, formaggio, pesce, frutta e verdura, legumi, mandorle, pistacchio e semi di girasole. Fate attenzione alle porzioni di formaggio e frutta in guscio, perché contengono molti grassi saturi e un consumo eccessivo non fa bene. Alcuni sostengono che le bibite con carboidrati possono sostituire bevande che contengono calcio come il latte, con effetti sulla mineralizzazione delle ossa. Un minore apporto di calcio concorre a ridurre la densità ossea. Attenzione anche all'apporto di sale, perché il sodio è un nemico del calcio e, se consumato in eccesso, causa una riduzione delle riserve di calcio nelle ossa. I cibi salati, come le minestre in barattolo e le carni lavorate, contengono molto sodio, che è pericoloso per il calcio. Il loro consumo andrebbe limitato o ridotto al minimo. Più sale consumiamo, più calcio viene eliminato dall'organismo. Una dieta a basso apporto di sale aiuta a mantenere i livelli di calcio nel corpo. In che altro modo possiamo avere cura delle ossa? Fattori legati allo stile di vita come fumo, alcol e poco esercizio possono ridurre la capacità del corpo di assorbire il calcio, quindi smettere di fumare, ridurre il consumo di alcol e fare esercizio regolare favoriscono molto il benessere delle ossa. Le ossa si rafforzano se le usiamo. Il modo migliore per rafforzarle è fare almeno 5 ore la settimana di esercizi a carico naturale, come jogging, camminata o yoga. Controllare il peso è importante anche per le ossa. Il peso in eccesso aumenta la pressione sulle articolazioni, quindi la perdita di peso può far bene alle articolazioni nei soggetti sovrappeso. Rivolgetevi al vostro personal coach del benessere per maggiori informazioni sulle soluzioni Herbalife a supporto. Termina qui la discussione di questa settimana. Mi raccomando, abbiate cura delle vostre ossa.